sanitario per sottolineare l'urgenza di provvedimenti contro il caro affitti e in favore dell'edilizia popolare. Il problema dell'abitazione pesa in modo grave sulla busta paga dei lavoratori e si deve trovare la sua soluzione. I gruppi della cosiddetta opposizione extraparlamentare avevano organizzato due cortei di protesta nelle vie attorno al Teatro Lirico. Tra la versione ufficiale e alcune autorevoli testimonianze c'è discordanza sulla meccanica dei gravi incidenti e sull'inizio degli scontri. Un agente di 22 anni, Antonio Annarumma, è morto colpito alla testa da un tubo di ferro mentre era al volante di una camionetta. Questo il triste e umiliante bilancio. I sindacati, i partiti, la stampa, le autorità hanno condannato e denunciato il ricorso alla violenza e le degenerazioni estremistiche. Antonio Annarumma, nato da una famiglia di braccianti in una delle più povere province d'Italia, ha perso la vita nel compimento del proprio dovere. La sua morte è un ammonimento alla nostra immatura e spesso troppo squilibrata democrazia. Un'immensa folla ha reso l'estremo commosso omaggio alla vittima, ma purtroppo anche il solenne funerale è stato disturbato da gravi manifestazioni di intolleranza. Alla fine della nostra storia arriviamo alla DL, che è un po' il canto del cigno degli innocenti. Sempre per cercare di innovare il prodotto viene chiesto l'aiuto a Bertone, che ridisegna in parte, perché logicamente i budget per la riproduzione erano abbastanza bassi, cerca di ridisegnare la lambretta dandogli uno aspetto più sportivo, più moderno, quindi levando molte cromature, mettendo una macchia nera davanti come simbolo di novità, e il farò rettangolare, insomma da un taglio più moderno. In effetti la moto è bella, lo scooter è bello, si presenta bene, però purtroppo i tempi sono finiti, il mercato è veramente ridotto ormai all'osso, le vendite sono veramente tracollate proprio, e quindi dopo poco più di due anni l'Innocenti decide di chiudere definitivamente la produzione della Lambretta ad aprile 71. Quando sentivo il reclam voleva dire che si vendeva poco. Quando non c'era reclamo voleva dire che la produzione andava. Poi vedevo il magazzino, eh. Il magazzino siamo arrivati fino a 30.000. Poi, anzi, dopo abbiamo dovuto mandarli anche in un altro magazzino. Poi alla fine sono sparite tutte e quelle che sono rimaste, un po' i dipendenti, un po' qui, un po' là, insomma, sono spartiti tutti. Dopo la morte del commendator Ferdinando Innocenti, il figlio Luigi forse ha sbagliato a impostare la strategia del futuro. Lui aveva il bernoccolo dell'automobile e fece il contratto con gli inglesi e di lì hanno costruito la prima vettura su licenza, la famosa Austin, Body Raven, un'altra serie di Mini, eccetera. Ora io forse commetto l'errore del dirlo, però sono convinto che i genitori creano e spesse volte i figli distruggono. Innocenti non ha avuto come erede un figlio adatto per la continuazione aziendale. Quando sono arrivato io Innocenti, Innocenti in persona stesso era il padrone, veniva venerato come uomo, ma era già fuori dal giro. Secondo me, che era già vecchio, cioè non aveva più quel mordente di prima, per cui se manca il vertice veramente l'azienda crolla in declino. Spariti gli operai, diventa una città con tantissimi interessi individuali, allora che non riesce a pianificare niente, cioè adesso si vede benissimo la città, che è una città dove ognuno va contro l'altro, contro il prossimo, anche nel parcheggio, nel traffico, nessuno riesce a risolvere questi problemi perché non c'è un progetto collettivo. Cosa devo dire? Io devo dire con amarezza che tutte le volte che andavo a Milano e vedevo il centro studi così abbandonato, lo stabilimento chiuso, mi si stringeva il cuore. Dopo aver passato 30 anni alle Innocenti, una fine così non me l'aspettavo. Non solo, ma la vergogna di Milano, e questo proprio lo posso dire, Milano non è stata attenta a queste cose. Avrebbe dovuto salvaguardare questo patrimonio. Invece, cosa è successo?
quando si chiuse i battenti degli innocenti, i capannoni dove venivano sfornati centinaia di lamerette è diventato il deposito delle immondizie. Cosa più schifosa di questo mondo non poteva essere. La Lambretta finisce insieme agli anni 60, insieme ai sogni di una grande modernizzazione del paese, insieme alla spinta degli operai ad essere il cuore di questo progresso. Il miracolo economico è l'idea di un'Italia che non si avvera e che sopravvive solo nell'immaginario collettivo come Italian Style. Quando nel 1971 le linee produttive della Lambretta vengono cedute ad un'azienda indiana, si compie il primo atto della deindustrializzazione in Italia.